Interviene. Grazie di essere qua, buonasera. Al volo che me ne devo andare. Dobbiamo andare sul palco. Dai, come si sale sul palco? Buonasera a tutti, buonasera, buonasera anche lì, buonasera, buonasera. Giorgione! Ehi! Grazie per essere qui, grazie. Grazie a voi! Stiamo girando tantissimo la Sicilia con Luigi, è 2 mesi e mezzo ormai che siamo in giro ininterrottamente. Stiamo cercando di parlare con più persone possibili, perché siamo convinti che parole semplici, la ricerca della soluzione dei problemi di una vita, della nostra terra, delle nostre famiglie, delle nostre comunità, passa attraverso il confronto, il dialogo, la crescita. Cittadini che si mettono in testa di cominciare a cambiare la propria terra, lo cominciano a fare confrontandosi, scrivendo un programma tutti insieme e cominciando a diventare sempre più comunità. Dobbiamo portare il buonsenso, quel buonsenso dei padri e delle madri di famiglia al governo di questa regione. E dobbiamo cominciare a farlo davvero con grande semplicità. Gli altri, gli statisti, gli altri, quelli che ci accusano della nostra inesperienza, sono dall'altra parte, sono tutti schierati lì. Io oggi voglio dirvi una cosa, perché in questi mesi ho dovuto anche subire degli insulti personali. Anche per quello che è stata la mia vita precedentemente. Mi hanno detto che sono soltanto un geometra. Beh, questo paese si è fondato anche sul lavoro di tante persone che non avevano un titolo di studio o una scuola, sui diplomati tecnici come geometri, come ragionieri, e anche sui laureati. Questo paese si è fondato ed è stato costruito dalle persone per bene, e non è un titolo di studio che renderà o ci farà migliori degli altri. Però questa storia, visto che l'hanno raccontata, allora io la voglio raccontare tutta. Perché io non solo sono un geometra, ma ho anche lavorato da magazziniere e ho avuto le mani sporche di grasso. Me ne vanto e lo rivendico, perché chi lavora con onestà lo deve rivendicare sempre. E sai cosa significa? Noi dobbiamo avere questa sensibilità, noi non dobbiamo avere paura di quelle persone lì. E loro cercano di intimidirci. Poi però scappano di fronte alle richieste di confronto. Io l'ho chiesto a Nello Musumeci di confrontarsi con me sulle liste pulite e sui programmi. E sui programmi è giusto, è fondamentale. Dobbiamo scegliere le idee, dobbiamo scegliere i progetti, dobbiamo scegliere le soluzioni migliori per la nostra terra. Perché per andare a votare dobbiamo votare con cognizione. E però se non ti confronti, se non ti metti di fronte ad una telecamera, a dei cittadini, scelga lui il posto, mi dica dove e quando io ci andrò. Ma lui mi dice che non si vuole confrontare, non ha nulla da dirmi, mi ha detto. Dice, tu non hai amministrato neanche un condominio nella tua vita. È vero. Però lui sta andando al governo, sta proponendosi di andare al governo con quelli che questa terra invece già l'hanno governata. Perché alla sua destra c'è
la Galla, quello che è stato l'assessore alla sanità del governo Cuffaro, quello che ha distrutto la sanità della nostra terra, quello che ci ha fatto andare in piano di rientro per 10 anni, quello che ha fatto aumentare le tasse per pagare il piano di rientro, le aliquote dell'IRPEF e dell'IRAP, condannando la nostra terra a diventare la regione con la più alta tassazione d'Italia. E dall'altra parte chi c'ha? C'è Gaetano Armao, quello che era l'assessore al bilancio di Raffaele Lombardo. E non mi pare che sia andata neanche lì tanto bene, eh? Non mi pare che oggi la nostra regione non abbia di questi problemi o non abbia problemi. Per cui con chi è che ti vuoi confrontare? È vero, noi la responsabilità di governare questa regione non l'abbiamo mai avuta, ma ce la vogliamo prendere. Ma ce la vogliamo prendere con idee vere, con idee semplici e andando a risolvere. Voi invece la vostra occasione, la vostra chance per risolvere i problemi l'avete già avuta, ve l'avevamo data, vi abbiamo dato milioni di voti e per noi cittadini non avete fatto nulla. Questo gli dobbiamo dire. E questa è l'accusa che io gli rivolgo. Allora io continuo a volere il confronto sui programmi, sulle liste non lo voglio più, perché lui si è confrontato con i tribunali invece che con il popolo e ha perso. Quel confronto con i tribunali lo ha perso, perché le sue liste sono piene zeppe di impresentabili, di persone condannate e di persone arrestate, ed è una vergogna ancora per la nostra terra doverci mettere al pubblico giudizio di tutte le altre regioni d'Italia, facendoci additare ancora come l'unico popolo che non si riesce a emancipare rispetto al problema del malaffare. Io mi vergogno di questa cosa, ma per loro. E non mi dà fastidio il fatto che ci siano gli impresentabili delle liste. A me mi preoccupa invece il fatto che quei reati che contestano a quelle persone sono tutte le cose che nella nostra vita di ogni giorno ci mancano, sono tutte le lamentele che ogni giorno abbiamo nei confronti dei servizi che ci mancano nella nostra terra. Pensateci bene. Quando qui il sindaco che avevate fino a qualche giorno fa distraeva i fondi dai poveri per darli ai finti poveri in cambio di voti di scambio, non sono venuti a mancare i servizi sociali, non sono venuti a mancare quelle che erano le basi del welfare. E quando gli altri distraevano dei fondi da opere pubbliche e le opere pubbliche rimanevano incompiute e irrealizzate e loro si fregavano i soldi, mancano le strade, la manutenzione delle strade, manca la costruzione di nuove strade. E allora quello che mi preoccupa è che queste persone, gli impresentabili delle sue liste, stanno rappresentando tutti i mali della nostra terra, tutte la nostra lamentele di una vita, tutte le battaglie che non siamo riusciti né a combattere né tantomeno a vincere. Sono tutte le cose che ci mancano. È la civiltà che ci sta mancando in questo momento, è quella grande differenza fra la Sicilia e le altre regioni. E io non mi voglio rassegnare però, perché la rassegnazione è la virtù dei mediocri, non dobbiamo più rassegnarci. Io mi sono stancato di sentire ancora ragionamenti, beh, ma in Lombardia, la Lombardia, il Veneto, beh, là funziona tutto, da noi in Sicilia purtroppo è andata così e così andrà. No. No, è inaccettabile questo ragionamento, è inaccettabile. E io vi prego di non accettare più e di non pensare più e di non ragionare più in questo modo. Noi possiamo farcela, noi possiamo diventare fra le migliori regioni, ma dobbiamo volerlo costantemente e con forza. E allora io non voglio che i cittadini si trasformino in commissari di polizia. Noi avevamo e debbano andare a leggere i casellari giudiziari dei candidati prima di votarli, perché non è questo il vostro ruolo. Voi dovreste avere le mani libere per riuscire a votare in maniera tranquilla e normale. Qual è la migliore proposta politica? La persona più convincente, la persona che vi dà più affidabilità, la persona che potrebbe rappresentare quelle che le cose che noi vogliamo, insomma, le nostre priorità. E invece non ce lo stanno permettendo. Avevamo una grande chance in queste elezioni. Persone per bene che si stanno candidando alla presidenza della regione. Io non posso parlare male dei miei competitor, sono delle persone per bene. Musumeci, Vincari, Fava. Però chi pratica gli impresentabili diventa impresentabile anche lui. Questo dobbiamo dirlo, diventi complice di qualcosa. Non sei immune dalle responsabilità. E noi dovevamo avere invece il dovere di garantire liste pulite, dovevamo avere il dovere di garantire a tutti i cittadini la possibilità di votare in maniera tranquilla, in maniera serena, in maniera normale ed essere rappresentati finalmente da un Parlamento siciliano e da un governo siciliano di cui potevamo andare fieri. Potevamo non condividerne le scelte, ma andarne quantomeno fieri. Cioè, visto, stavolta anche noi abbiamo un Parlamento di onesti. Era una cosa molto bella. E allora dovevamo pretenderlo con forza.
tu sei capo di una coalizione, tu sei il candidato alla presidenza, non puoi lavarti le mani come un Ponzio Pilato qualunque e dire: ah, io l'ho chiesto ai segretari dei partiti della mia coalizione, ma loro non mi hanno ascoltato. Allora sei debole. E io, una persona che si faceva ricattare dai partiti che lo sostenevano, l'ho già vista, e l'avete vista anche voi, perché è il presidente che abbiamo adesso, e l'avete vista come gli è andato a finire, come è andato a finire a noi tutti e come è ridotta la nostra terra. E allora Musumeci è il Crocetta del centrodestra, e questa è la realtà, è questa. E io non voglio che venga data la regione di nuovo in mano ad un'altra persona che per 5 anni si farà comandare da Miccichè, da Genovese, dai Cuffaro, dai Lombardo e dai condannati e dagli arrestati che ci sono nelle sue liste, perché già gli stanno scrivendo il programma, già gli stanno scegliendo le persone nel listino. E notizia delle notizie, ieri Miccichè ha pure annunciato una lista di 18 assessori. Ma chi è il candidato alla presidenza? Perché a sto punto chi vota Musumeci fa vincere Miccichè? E questa è la storia. E allora a me non mi sta bene neanche questo, perché il cambio a me dei due fustini in cambio di uno non mi sta piacendo più, e non dovrebbe piacere neanche a voi. Io non voglio che vada avanti questa storia. Ora, lui ieri ha fatto a me una cosa che mi ha fatto ridere veramente tantissimo, mi ha fatto proprio, ho detto: ma guarda qua che siamo al ridicolo. Ieri lì a Catania ha fatto un appello al voto utile al popolo del centro-sinistra. Il popolo del centro-sinistra voterebbe per Miccichè, il popolo del centro-sinistra voterebbe per i Cuffaro, il popolo del centro-sinistra voterebbe per i Genovese. Ma davvero pensi che possono votare per te? Il problema è che è in difficoltà, perché sta perdendo i voti della gente per bene di centrodestra, che aveva creduto in un simbolo della legalità e che oggi lo vede affiancato al malaffare continuo e assoluto, e sta perdendo quelli buoni che aveva. Allora io lo faccio l'appello a tutte queste persone a liberare le loro mani e a dare un segnale di discontinuità a questa terra, scegliendo l'unico movimento che ha una lista pulita come la mia camicia. Una ne abbiamo fatta, di persone per bene, incensurate, senza problemi con la giustizia. E dovremmo confrontarci, vi dicevo, sui programmi. Ora, noi lo abbiamo scritto un programma, 100 pagine, 103 per l'esattezza, un manuale di istruzioni per risolvere i problemi della Sicilia. L'abbiamo scritto con i cittadini, in questi anni ne abbiamo incontrati tantissimi, ci sono idee, ci sono progetti, ci sono piani regionali da qui a 20 anni per avviare nuove pratiche, per risolvere i problemi nell'immediato e cominciare a costruire un nuovo futuro diverso. La programmazione, che parola che questo governo di ora ci ha fatto dimenticare, cominciare a programmare, cominciare a costruire piano piano. Però qui le priorità innanzitutto sono tre. La prima, il lavoro, investendo sulle imprese private, non come hanno fatto oggi, fino ad oggi, la politica che alla richiesta legittima di lavoro dei cittadini ha creato posti di lavoro nel pubblico, creando il precariato, a quelle persone che da 25 anni prestano la loro opera, il loro servizio all'interno dei comuni. Va il mio ringraziamento per quello che hanno fatto, ma non possiamo ancora lasciarli in quel limbo, in quel precariato, in quella mancata dignità di un lavoro vero. E dobbiamo dargli una risposta. E io spero che l'anno prossimo, se dovessimo vincere queste elezioni, di trovarmi di fronte alla presidenza del Consiglio Luigi Di Maio per poter avere una grande opportunità per risolvere questo problema. Perché questo rischia di diventare una bomba sociale. Ho già detto a Luigi una cosa. Luigi, la Sicilia non vuole soldi. I soldi ce li metteremo noi con la regione, per garantire gli stipendi e per garantire la copertura. Voi ci dovrete dare una deroga alla legge nazionale, perché la Sicilia vive una condizione speciale in questo momento, e provvederemo a stabilizzare queste persone, anche perché oggi i sindaci, tutti i sindaci che incontro, mi dicono che se i precari non andranno a lavorare nei comuni mancheranno i servizi, mancherà il personale. E qualche sindaco mi ha detto pure: io, per la quantità di personale che ho precario, domani mattina se non vengono più a lavorare chiudo la Saracinesca e zero servizi per i miei cittadini. Quindi questo è il passaggio. Ma dall'altra parte però dobbiamo cominciare una politica nuova del lavoro, altrimenti non ne usciamo. Quella è stata una politica incredibile, assurda degli ultimi 20 anni, gli daremo una risposta. Ma dobbiamo cominciare a investire nelle imprese. Noi abbiamo intenzione di creare un istituto regionale di investimenti pubblico, che deve essere dotato di fondi europei e di fondi regionali. Nei 5 anni dovrà avere 1 miliardo di euro per l'occupazione e per lo sviluppo delle imprese. Dovrà occuparsi, interfacciandosi con i territori, di andare a trovare tutte le aziende, le migliori, e gli dovrà dire:
tu sei bravo, tu stai garantendo il lavoro, tu sei una ricchezza per la nostra terra, e nonostante la politica regionale, nonostante la burocrazia, nonostante la regione siciliana ti abbia ostacolato in questi anni, tu sei riuscito a vincere grandi battaglie e a primeggiare in Italia e in Europa, facendo anche concorrenza ai competitor europei che non avevano neanche le tue stesse regole, che ti mettevano una palla al piede. E allora tira fuori i progetti dei cassetti, tua azienda che ce l'hai fatta e che sei un'azienda importante, perché te li vogliamo finanziare, vogliamo creare ancora nuovo sviluppo, ancora nuovi posti di lavoro. Bravo! Dall'altra parte però ci sono aziende che in questo momento stanno andando peggio, stanno andando male, stanno magari uscendo fuori strada perché hanno degli errori di progettazione industriale, perché magari hanno dei problemi dal punto di vista dei prodotti che non si stanno vendendo. Allora dobbiamo affiancarle queste aziende, dobbiamo proteggerle, dobbiamo entrare dentro la loro amministrazione, le dobbiamo accompagnare a rientrare di nuovo in carreggiata con un piano di riconversione industriale. Una volta che le avremo salvate, poi le lasceremo, perché poi l'imprenditore sa fare la sua impresa e cammina da solo, e salveremo quei posti di lavoro e quella ricchezza. Il nuovo patto però sarà la seconda fase, perché questi soldi chi fa impresa potrà restituirli a tasso agevolato il più basso possibile, visto che l'istituto regionale è pubblico, lo potremo decidere noi a quale sarà questo tasso di interesse. Ci ridaranno questi soldi subito, oppure potrebbero allungare, allontanare il pagamento della prima rata di 1, 2, 5, anche 10 anni. Come fai? Assumi. Più persone assumi e più la rata si comincia ad allontanare, fino a 10 anni. Non vi racconto niente di nuovo, perché magari qualcuno di voi questa storia l'ha già sentita, la stanno facendo in Svizzera, già da 5 anni. Nel momento più alto della crisi occupazionale della Svizzera, il governo svizzero ha pensato: è il momento di investire nelle imprese. E allora, mentre noi facevamo i tagli ai servizi, l'austerity, tagliavamo le pensioni, loro invece investivano, prendevano denaro e lo investivano nelle imprese. Oggi sono usciti dalla crisi, oggi hanno nuovo lavoro, oggi hanno nuove aziende. Perché? Perché hanno mandato in giro i presidenti delle loro camere di commercio per tutta l'Italia a scegliere le aziende migliori, a fargli una proposta. Vieni da noi, ti diamo un capannone, ti diamo le utenze, ti diamo le strade, ti diamo la possibilità di avere le forniture perfette, e se assumi il 100% degli operai svizzeri per 10 anni non paghi le tasse. Allora, io ho conosciuto imprenditori che mi hanno detto: io amo la Sicilia, però quella proposta è irrinunciabile, quella proposta è irripetibile, non me la troverò mai più davanti, che faccio? Qualcuno è rimasto, qualcuno è andato, perché era giusto che andasse, magari, non lo so. A me dispiace però, perché desertifichiamo. Noi dobbiamo reinvertire questa cosa e dobbiamo cominciare ad investire nelle imprese private, perché sarà l'unico modo per rilanciare l'occupazione, per rilanciare la nostra economia di questa terra. Dall'altra parte dobbiamo però proteggere le nostre imprese, che sono state distrutte dai trattati europei. Bruxelles gioca una partita fondamentale per la nostra regione. Pensateci, i trattati UE-Marocco, UE-Paesi del Mediterraneo, gli accordi con la Cina, gli accordi col Canada, il grano che arriva da là, il pomodoro che arriva dall'altra parte, le arance, l'olio e tutte queste, le intese sulla pesca. Cosa abbiamo fatto noi per proteggerli? Niente. Ogni volta grandi titoli, grandi conferenze stampa, sulle arance, sull'olio, si facevano gli accordi e poi non cambiava niente. E azienda dopo azienda le nostre cominciavano a chiudere, cominciavano ad entrare in crisi, perché prodotti uguali ai nostri, o meglio simili, non uguali perché i nostri qualitativamente sono migliori, ma simili, arrivavano dagli altri paesi e costavano anche meno, perché il costo del mercato del lavoro era inferiore. E così non puoi giocare ad armi pari, così non puoi giocare ad armi pari. Allora che fai? Un governo serio ti dovrebbe proteggere, dovrebbe proteggere le aziende, e invece non hanno fatto niente. Allora noi abbiamo un'importante istituzione che ogni volta in campagna elettorale tutti dicono che vogliono chiudere, l'ufficio di Bruxelles. Avete sentito parlare? Tutti in campagna elettorale dicono che è grande spreco, è grande vergogna quell'ufficio, costa quasi 2 milioni di euro, noi lo chiuderemo. Poi vincono le elezioni e ci piazzano i loro amici, ci piazzano gli incompetenti, ci piazzano i trombati della politica, perché gli devono garantire una rendita. In realtà il reddito di cittadinanza in Sicilia esiste, l'hanno fatto i partiti per i trombati della politica, pensate. Pensate. Abbiamo pagato gli stipendi. E a me non mi fa rabbia il fatto che abbiamo perso dei denari a pagare stipendi ad incompetenti, a me mi fa rabbia perché quegli incompetenti lì hanno fatto mancare le opportunità che si potevano sviluppare. E per ogni incompetente nominato, 10 giovani neolaureati siciliani, dopo i sacrifici dei genitori, se ne partivano per andarsene al nord Italia e al nord Europa, perché qui lavoro non ne trovavano. E grazie, ci abbiamo messo delle persone che non sapevano fare nulla.
allora quell'ufficio deve essere invece mantenuto, ma deve essere rafforzato, deve essere mutato, deve essere riconvertito. Due squadre di tecnici, di esperti. Il primo dei rappresentanti delle imprese, di pesca, di agricoltura, di commercio, di artigianato, di tutte quelle categorie che sono vessate dai trattati europei. Dovranno andare lì, in nome e per conto della regione siciliana, pagati dalla regione siciliana, a rappresentare le imprese siciliane, e dovranno andare a raccontare a tutti i gruppi parlamentari, anche quelli stranieri, che in Sicilia stavano morendo per effetto di quelle leggi, di quei trattati parlamentari europei, e che vanno cambiati. E sono convinto che troveremo alle province dell'impero, in altri paesi delle periferie della comunità europea, altri paesi che stanno subendo le stesse cose che stiamo subendo noi, e proveremo a fare squadra per cambiare quei trattati che affossano noi e quei trattati che affossano loro. Cominceremo a fare attività di diplomazia e ci presenteremo in questo modo. E anche lì, l'anno prossimo, spero che ci sia un governo amico, un presidente del Consiglio che vada lì in Europa a dirvi come stanno le cose. E l'altra squadra, quella di manager, di tecnici, sarà invece, si dovrà occupare di commercializzare i nostri prodotti. Dovranno essere delle persone che dovranno andare a ricercare in tutti i mercati europei e mondiali compratori per le nostre merci. Io vorrei che in quell'ufficio si cominciassero ad incontrare i nostri produttori, le associazioni dei nostri produttori, i nostri imprenditori, le associazioni di categoria degli imprenditori, insieme con i compratori dei mercati esteri, perché mi piacerebbe che su quelle scrivanie, su quei tavoli di quell'ufficio di Bruxelles si firmassero dei contratti di vendita di nostre merci che vadano in altri paesi. Importante questa cosa, perché crea sviluppo, perché crea ancora lavoro. E questa è la ricetta che stiamo mettendo in campo, è questa. Gli altri non so cosa stanno proponendo per il lavoro, ma noi stiamo proponendo questo. Ed è a 360 gradi implementare l'offerta delle imprese. Perché nessuno ci ha mai scommesso. In questi 5 anni con Luigi abbiamo girato tantissime aziende, abbiamo scoperto delle eccellenze incredibili in Sicilia. Ma sapete cosa succede? Che ad un certo punto non ti ritrovi davanti a un imprenditore. Ti racconta delle cose che a un certo punto lo guardi e dici: ma caspita, io c'ho davanti un eroe che ce l'ha fatta in maniera incredibile di fronte alla regione che è il nemico pubblico numero uno, a tutti gli enti e le partecipate che erano alla regione che ti vessano con migliaia di controlli, e tu ce la fai, mi racconti una storia vincente. Allora questa terra può avere una speranza con loro, e questa è la formula che dobbiamo avere. Per fare impresa ci vogliono le infrastrutture, però, le strade, le autostrade, i porti, gli aeroporti, le ferrovie, chiaro, le ferrovie. Allora io ho già incontrato le due aziende di Stato, ANAS ed RFI, i loro presidenti, i loro amministratori delegati. Ho raccontato a loro ho fatto a loro una domanda, gli ho detto: mi raccontate per favore qual è il vostro piano di investimenti per la Sicilia? Quelli lì che avete già cantierabili, i soldi che avete già stanziato, cosa volete fare? Ferrovie, poca roba. L'alta velocità Messina, Catania, Caltanissetta, Termini Imerese, Palermo, Punta Raisi. Poi tutt'altro, tutto il resto rimarrà uguale, con le littorine a gasolio del Calatino e del Ragusano, con neanche un metro di ferrovia nella zona di Sciacca e dell'Agrigentino, e col treno ancora a gasolio nelle zone del Trapanese. Sarà questa la nostra infrastruttura secondo RFI. ANAS ha detto: noi abbiamo investito negli anni, nel 2015 abbiamo ad esempio investito 250.000 euro per la manutenzione della Palermo-Catania. Ho detto, ingegnere, guardi che la Palermo-Catania è 250 km, avete investito 1.000 euro al chilometro, avete fatto qualche linea per terra, qualche catarifrangente, qualche raffezzamento di una buca. Allora li ho guardati entrambi e gli ho detto: badate bene, se giorno 5 la Sicilia sceglierà che Giancarlo Cancelleri, il movimento, dovrà guidare il popolo siciliano e mi eleggerà presidente della regione, io verrò di nuovo da voi a chiarirvi un concetto. A. Non abbiamo l'anello al naso. B. Pretendiamo, non chiediamo, non per favore, ma pretendiamo, con grande civiltà, pacatezza, per carità, ma della richiesta ferma e ferrea, pretendiamo le stesse infrastrutture che avete fatto nelle altre regioni d'Italia, le stesse. Vogliamo essere trattati allo stesso modo, non ci sentiamo cittadini di serie B e vogliamo essere trattati allo stesso modo. Questa cosa ovviamente deve fare il paio con gli investitori
stranieri. Non dobbiamo avere paura di cominciare a guardare a chi vuole investire nella nostra terra. Io ne ho incontrati alcuni già di gruppi di investitori stranieri con cui abbiamo dialogato. A noi serve tutto. A noi servono strade, ferrovie. A noi serve fare ripartire i grandi sistemi della portualità. A noi serve mettere in rete attraverso tutte le linee anche gli aeroporti che abbiamo in questa terra. Dobbiamo infrastrutturare, dobbiamo fare un piano regionale di trasporti integrato, e già quello lo abbiamo scritto, ma ci servono nuove infrastrutture. Ci serve la Siracusa Gela, che non sia una presa in giro ma che sia veramente fino a Gela, e ci serve una Gela Castelvetrano che chiuda nell'autostradale. Ci serve una Ragusa Catania, ci serve una Santo Stefano di Castragela, ci serve una Palermo Agrigento, ci servono strade, ci serve civiltà, ci serve modernità. Questo è quello che vogliamo. E allora ogni volta che faccio questo discorso ho detto: noi giocheremo la nostra partita, siamo pronti ad accogliervi. Loro mi dicono: guardi, lei ha una bella proposta, noi siamo anche convinti, ci preoccupano due cose. La prima è la criminalità organizzata, ma sappiamo che le vostre forze dell'ordine, che i vostri tribunali, che le vostre istituzioni sicuramente ci difenderanno, e siamo sicuri da quel punto di vista. Ma l'altra è una cosa che ci spaventa ancora di più. Ho detto: quale? Ma noi vi stringiamo la mano, domani chiamiamo tutte le vostre aziende che fanno Movimento Terra, tutte le vostre aziende di ingegneria per la progettazione, tutte le vostre aziende con i muratori, tutte le vostre aziende che fanno attività edile, di edilizia, e cominciamo ad aprire cantieri. Ma le vostre autorizzazioni quando arrivano? E caso, ha detto, e avete ragione. Allora, siccome ho già cominciato a nominare tutti gli assessori, perché noi li nomineremo tutti prima, perché io vorrò che le persone dovranno scegliere un pacchetto onesto, trasparente, alla luce del sole, e non votare a scatola chiusa proposte che poi ci ritroviamo dentro l'impresentabile di turno, qualora ci fosse ancora spazio per l'impresentabile, perché per carità, cioè, mi pare che già siano abbastanza costretti e costipati. Dico questa cosa qua. Allora, ho detto all'assessore alle infrastrutture, Salvo Corallo, gli ho detto: Salvo, devi cominciare a prevedere un dipartimento che si dovrebbe occupare delle opere pubbliche, delle grandi opere pubbliche che ci servono, e devi cominciare a coordinare una squadra che deve poi dare le autorizzazioni il più velocemente possibile. Non dobbiamo farle scappare queste opportunità, questi gruppi di investimento stranieri, ma dobbiamo attrarli, attirarli. Dobbiamo lanciare un messaggio al mondo intero: in Sicilia si può investire, e si può investire bene con tutte le tutele di legge. E questa cosa ce la giocheremo in maniera molto forte, perché dobbiamo riavviare un concetto. Oggi noi ci troviamo in una condizione geografica invidiabile: i grandi mercati, quello americano e quello sud-est asiatico, si possono incontrare in Sicilia attraverso il canale di Suez, la grande opportunità del porto di Augusta, che oggi è incredibilmente messa all'angolo da una scelta miope della politica nazionale, e dobbiamo far ripartire quella cosa lì. Ma dall'altra parte tutto il sistema portuale, il Gibilterra, le navi che arrivano, è il sistema infrastrutturale che dovremmo avere, che dobbiamo avere, che dobbiamo pretendere. Questo potrebbe dimostrare il volano. Ma dobbiamo avere le idee chiare, ma soprattutto dobbiamo andare a Roma, andare a Bruxelles, e andare da questi gruppi di investitori e davvero renderci credibili, essere credibili, avere e catturare la loro fiducia, e far capire che non siamo più gli stessi di prima, non siamo più quelli del malaffare, quelli che... siamo diversi, siamo una regione che vuole modernità. Siamo 5 Stelle, e basta! Sulla sanità è importante. So che vi riguarda da vicino questo tema, so che vi riguarda molto da vicino. Avete condotto una battaglia, abbiamo condotto accanto a voi una battaglia con il collega Stefano Zito e con tanti altri ragazzi di questo territorio, con il nostro sindaco di Augusta, perché questa cosa dell'ospedale di Augusta è incredibile, che reparti per la cura di malattie oncologiche siano stati depennati da un momento all'altro. Noi vogliamo invece che ci siano, perché questo è un territorio che è una zona ad alto rischio da questo punto di vista, per la incidenza di grandi fabbriche che si occupano di raffinazione. E non possiamo lasciare questo territorio sguarnito di un presidio della salute e di un presidio dello Stato così importante. E allora io mi impegno davanti a voi affinché questa cosa avvenga. La rete ospedaliera va rivista e va messo dentro anche questo progetto qui.
e lo sto facendo davanti a voi e lo vengo a dire davanti a voi perché faccia ne abbiamo una e me la gioco qui davanti a voi, ricordatevele queste parole perché lo faremo, lo faremo. Ne siamo sicuri? Ora vi dico il perché. Dall'altra parte io non posso più accettare che questa regione abbia ancora cittadini che mi raccontano delle storie. Qualche settimana fa ho incontrato una ragazza, una giovane donna in gravidanza, 4 mesi. Mi ha raccontato una storia che mi ha ghiacciato davvero, mi ha inorridito, mi ha fatto arrabbiare moltissimo. Mi ha detto, cioè, sai, cioè, ho fatto una visita, io sono in gravidanza, ho 4 mesi, cioè, ho fatto una visita e dice, il mio medico mi ha detto che forse c'è qualche problema, io sono molto preoccupata, mi ha consigliato di andare in ospedale a fare una visita ecografica. Allora va lì, c'è il centralino per prenotare la visita, chiama e quella persona dall'altra parte gli fa sì la visita, dice può espletarla nel servizio pubblico regionale, nel servizio sanitario pubblico fra un anno. A qualcuno fa sorridere, a me non fa sorridere. No, non vi condanno, perché sembra una barzelletta, davvero, ma fa indignare, fa arrabbiare tantissimo. Ma la cosa che fa arrabbiare di più è che quella telefonata finisce nello stesso modo in cui tutti voi avete sentito finire quella telefonata. Cioè, sa però che quello stesso professore che la potrebbe fare la visita fra un anno, domani pomeriggio a pagamento gliela potrebbe fare. Basta signori, basta, allora qui c'è da rimettere mano alle piante organiche, a medici e infermieri che oggi, a cui va il mio apprezzamento e il mio sostegno personale di tutto il movimento, gli dico grazie a queste persone perché se oggi la sanità regionale non va a picco è grazie a persone che tutto il giorno si sbattono per darci almeno una parvenza di presenza sanitaria dello Stato. Però sono troppo pochi e allora noi dobbiamo implementare queste figure, dobbiamo fare nuove assunzioni. Dobbiamo cominciare ad implementare questo personale, a prendere il personale precario, a stabilizzarlo e a fare nuovi concorsi. Ma questa cosa è importantissima, perché? Perché in altre regioni, che non sono migliori di noi, hanno semplicemente agito meglio, sfruttando le risorse che avevano e mettendole nei posti giusti. Sono riusciti ad avere le visite non dalle 8 alle 14 come le abbiamo noi, ma dalle 8 alle 23 di sera, fino alle 11 di sera nel servizio sanitario pubblico regionale. Salute. E allora snelliscono le liste d'attesa e fanno un CUP telematico attraverso il quale noi con internet, con i nostri telefonini, possiamo controllare. Qualcuno mi dirà, ma io non ho internet, non ho il telefonino. Avrei un nipote, un amico, il figlio, che comunque ti potrà aiutare a vedere se veramente non si può fare una visita entro tempi accettabili, certi, ragionevoli. E che invece davvero dobbiamo aspettare un anno per fare un'ecografia, che mi sembra una vergogna di quelle incredibili. Allora questo dobbiamo fare, però oggi dobbiamo ripartire da una grande provocazione e questo è un impegno che mi prendo. Non deve esistere più che una persona deve mettere mani alla tasca per poter curarsi o curare i propri cari o curare i propri figli, dando fondo a tutti gli averi che aveva. Da ora in poi, chi non si potrà curare nel sistema sanitario pubblico perché non ci sono gli spazi e i tempi, dovrà poter accedere a servizio a pagamento e la regione dovrà rimborsargli le spese di quella visita. È l'unica ricetta che conosco, non ne conosco altre. Così vediamo se ci cominciamo a smuovere, perché costerà questa cosa e la dovremo sostenere, allora è meglio non sostenerla, e per non sostenerla devi garantire le visite nel sistema pubblico, nel sistema privato accreditato. Noi spendiamo 9 miliardi e mezzo di euro ogni anno di sanità regionale e non ci credo che non ci sono i denari, perché ci sono i denari, vanno solo spesi meglio, vanno solo non dati per cose inutili come le stanno dando in questo momento, vanno messi nei posti giusti a servizio dei cittadini. Io vi ho raccontato quelle che per me sono le 3 priorità, lavoro e imprese, la sanità e le infrastrutture. Ora vi vorrei parlare di quello che deve essere la visione invece che vi davo poco fa, la Sicilia deve diventare la più grande impresa di turismo del mondo. Come fai? Lo fai attraverso la possibilità di creare un fondo regionale di parecchi milioni di euro dentro l'assessorato al turismo, che fino ad oggi è stato ricoperto da persone che non avevano, secondo me, nessuna qualità, ma quella è una valutazione politica mia, ma non avevano neanche i denari. E per cui si riducevano chiaramente a un assessorato regionale, si riduceva a finanziare cosa?
le feste patronali, le sagre di paese, per carità, bellissime, io le sostengo, le frequento e mi piace anche andarci, però c'è un problema, che sono delle storie della nostra tradizione, che sono delle cose molto importanti per noi, ma che non creano turismo, flussi turistici che vengono dall'esterno, andiamo noi. E questa cosa ovviamente non la sto dicendo sulla base di nessun dato, perché prendo il report che fa l'istituto bancario di Unicredit qualche settimana fa, relativo al 2016, e scopro che la Sicilia è al nono posto fra le 20 regioni d'Italia per presenze turistiche. Nel 2016 abbiamo fatto 15 milioni di turisti. Il Veneto, che è il primo, al primo posto, fa 63 milioni di turisti nel 2016. Rimini, una città, fa 15 milioni di turisti nel 2016. Una città contro la nostra regione. Ora io dico una cosa, se in Veneto ad accogliere 63 milioni di turisti ci lavorano oltre 300.000 persone occupate nel settore turistico, in Sicilia ad accogliere 15 milioni di persone ci sono 66.000 addetti al settore turistico, sono di meno. Come fai a fare crescere, ma soprattutto come facciamo a fare crescere il numero dei turisti? Fermo e considerato che per me luglio e agosto già vanno bene così come sono, perché sennò li saturiamo, abbiamo pensato di fare un'idea. L'idea è talmente banale che quando l'ho raccontata ad un gruppo di persone che si occupano del settore turistico, appena gliel'ho raccontata in una trentina di secondi, mi hanno detto, tutto qua? Faccio sì. Cioè, guarda, dice, è talmente semplice, cioè, che è incredibilmente geniale. Cioè, ma com'è che nessuno ci aveva mai pensato? In realtà non ci abbiamo pensato neanche noi, in realtà l'abbiamo semplicemente copiata da alcuni paesi nel mondo che già lo stanno facendo da tempo. E ora ve la racconto anche a voi, perché la capirete immediatamente. È una storia veramente semplice. Per destagionalizzare, cioè per fare il turismo tutto l'anno, noi abbiamo bisogno di andarle a richiamare le persone e di rendere appetibile la vacanza da noi anche dal punto di vista economico. Chi viene in Sicilia perché la sceglie? Visto che abbiamo l'immondizia nelle strade, visto che non abbiamo infrastrutture, visto che abbiamo mille problemi e a quali ovviamente dobbiamo dare una risposta. Noi dovremo togliere l'immondizia alle strade, noi faremo un piano regionale dei rifiuti, avvieremo le raccolte differenziate, cominceremo a fare diventare i rifiuti una risorsa. Ma quelle le idee le abbiamo chiarissime e lo risolveremo quel problema. Ma dall'altra parte però dobbiamo incentivarle queste persone. E allora io dico, facciamo un fondo sul turismo di parecchi milioni di euro, studiamo i flussi turistici più importanti, cioè quelli più numerosi, e cominciamo a scegliere i paesi dal 2018 fino al 2022, questi 5 anni che ci aspettano. Nel 2018, ora faccio degli esempi, scegliamo la Germania, 2019 la Francia, 2020 gli Stati Uniti e via dicendo. E allora a quel punto diciamo ai nostri che si occupano di turismo di andare in quel paese, nel 2018 la Germania, ad andare a dire ai tedeschi, signori, se venite in Sicilia quest'anno avete il 30% di sconto sugli aerei, il 30% di sconto sugli alberghi e il 30% di sconto sui servizi che vi servono. È finita, è questa l'idea. È banale? È semplice? Si capisce subito? Ma ci sono controindicazioni. Internazionalizzazione, fondo regionale con parecchi milioni di euro e cominciamo a lavorare. Se nel giro di qualche anno, e io ora vi lancio una palla in avanti, io non voglio ambire alle prime posizioni, io voglio che la Sicilia a quella classifica di cui vi parlavo prima arrivi al primo posto, perché noi abbiamo la terra più bella, noi abbiamo il maggiore numero di siti UNESCO, noi abbiamo beni culturali che il mondo ci invidia, bellezze naturali, sole, mare, spiagge, i prodotti della nostra terra, i prodotti della nostra tavola, il modo come li cuciniamo è la cosa più importante che nessun altro ha, i siciliani! L'accoglienza che riusciamo a dare, il calore che gli altri non hanno. Ed è possibile che non dobbiamo pretendere di essere i primi, è un dovere, dobbiamo diventare primi di quella classifica. E quando saremo i primi cominceremo a guardare quei dettagli, perché se saremo i primi oltre i 63 milioni del Veneto riusciremo anche a pensare che quei 66.000 occupati sono pochi e raddoppieranno e cominceranno ad aumentare e saranno posti di lavoro veri e reali. E allora a quel punto cominceremo a chiamare tutti i nostri ragazzi che laureati con i nostri sacrifici se ne sono andati e gli diremo, gioia, torna a casa che ora c'è. Bravo,
Questo è il programma, è una parte del programma, con alcune cose che io vi sto raccontando. La cosa più importante è una, è il modo in cui ti presenti. Sembra una banalità, tutti dicono ma parlano sempre delle stesse cose. Io, badate bene, la lascio per ultima, vi ho parlato di idee concrete. Ora quella ve la lascio per ultima perché per me è il biglietto da visita. Voi eleggeteci, voi fateci governare questa regione, è la prima legge che entra dentro quell'assemblea regionale, è di due righe, di sole due righe. Sono aboliti i vitalizi degli ex deputati e sono dimezzati gli stipendi. È la prima legge di due righe. E basta. Io non ve lo chiederò il voto, non ve lo chiedo il voto, non lo sto chiedendo, non le ho chiesto ancora fino ad oggi a nessun palco, non lo chiedo neanche a voi. Io a voi vi chiedo invece di cambiare un atteggiamento culturale, cambiamolo, cominciamo a ragionare in maniera diversa. E questa cosa è importante, dobbiamo andare a votare, e questa è la richiesta che vi faccio, andare a votare. Dobbiamo andare a votare perché sarà importante, perché loro i loro voti ce li hanno. Pensateci, io sono stato per un periodo della mia vita uno di quelli che non andava a votare. No, io mi astengo, mi fanno schifo, sono tutti uguali. Lo dicevo anch'io, perché io ero stato uno di quelli che li votava e mi avevano fatto schifare, nauseare, ma lo hanno fatto apposta, l'ho capito dopo, lo hanno fatto apposta, come lo hanno fatto con tutti noi, perché loro i loro voti li hanno, loro hanno i loro voti di apparato, loro hanno i loro voti di partito, il loro voto di scambio, e meno persone con le mani libere vanno a votare e più i loro pochi voti conteranno. Pensateci bene, faccio sempre lo stesso esempio, se vanno a votare ad esempio 200 persone e 100 sono quelli del voto di scambio, del voto clientelare, del voto di apparato dei partiti, rappresenterà il 50% dei voti, potente. Ma se si liberano le mani delle persone libere, che non devono nulla a nessuno, e vanno a votare in 2000, quelle 100 persone rappresenteranno il 5%, saranno un dettaglio, una sfumatura, li ridurremo all'angolo, li cancelleremo una volta e per tutte. Allora dobbiamo andare a votare, e questa è la grande idea, la grande ricetta per risolvere i problemi. Dobbiamo partire da lì. Allora io vi chiedo di non di andare a votare per noi, io non vi richiederò il voto, io vi chiedo un'altra cosa, vi prego impegnatevi e cercate di convincere tutte le persone che conoscete che non vogliono andare a votare, e fategli questo semplice discorso che ho fatto io alla fine. Raccontategli questa storia dei numeri, del 50%, del 5%, diteglielo, fa molta presa. Raccontategli che quella nostra terra può cambiare solo se i cittadini con le mani libere sceglieranno. E allora potremo avere un Parlamento di persone oneste, potremo avere un governo di persone oneste e cominceremo a ricostruire. Io dovevo dirvi solo questo, ed è tanto. Ma c'è ancora altro da raccontare nelle piazze. Però io sono convinto che l'intelligenza collettiva, che il popolo siciliano questa volta darà un segnale molto forte. Noi questa terra la cambiamo e la cambiamo davvero stavolta. Viva Priolo e viva la Sicilia! Luigi Di Maio! Buonasera a tutti, grazie di essere qui. Avete ascoltato Giancarlo Cancelleri, che tra 14 giorni potrebbe essere il vostro presidente della regione siciliana. E dipende da voi. Siamo in un momento in cui il paese è alla rovescia, in cui quelli che ci hanno ridotto così vengono a dirci che vogliono salvarci. Se ci pensate è questo. Ci abbiamo Musumeci che si riempie le liste di gente che ha massacrato questa terra e viene a dirvi che se lo eleggete risolverà i problemi di questa terra con quelli che li hanno creati i problemi. E ci abbiamo Renzi a livello nazionale che dice che risolverà e che lui è quello che ha risolto i problemi dei risparmiatori e che li vuole salvare da Banca Italia e da Visco, quando lui e la Boschi sono stati gli aguzzini dei risparmiatori, non i salvatori dei risparmiatori. Stanno facendo il gioco delle tre carte e hanno imparato benissimo l'uno dall'altro. Siamo noi che non dobbiamo cadere in questo gioco, sia in Sicilia che a livello nazionale. Perché io sono molto preoccupato dal fatto che ormai questi signori si sentono impuniti. Qualsiasi cosa facciano, pensano sempre che voi li possiate perdonare. Anzi, sono sicuri che li perdonerete e che li voterete.
e che al massimo se va male non andrete più a votare. E loro sono felici se non andate a votare. Queste elezioni siciliane non ne sta parlando nessuno. A livello nazionale non se ne parla. Giancarlo lo mettono di solito dopo la mezzanotte, lo fanno intervenire, quando chiede di intervenire in una trasmissione. Adesso speriamo che il 29 ci sia questo confronto a luce annunziata tra i vari candidati, così vediamo veramente cosa hanno da dire questi signori alla nazione dopo che hanno partecipato allo sfascio di questa regione. Però il punto è proprio questo, è l'impunità, il senso di impunità. In parte gliel'abbiamo dato pure noi, questo delitto di sentirsi impuniti, perché se abbiamo personaggi di dubbia moralità che continuiamo a votare l'anno dopo e l'anno dopo, loro penseranno che potranno candidare qualunque cosa, non chiunque, ma qualunque cosa nelle loro liste, basta che gli porta i voti, e quel qualcuno andrà sempre a trovare voti in un modo o in un altro. Allora, io la Sicilia l'ho imparata a conoscere negli ultimi 5 anni lavorando al fianco con Giancarlo. Sempre abbiamo fatto tantissime cose qui, perché loro hanno fatto tante cose qui, ma ho imparato a conoscerla anche negli ultimi 3 mesi, avrò passato 2 mesi e mezzo qui negli ultimi 3 mesi, e ci credo molto in questa campagna che stiamo facendo. Ci credo molto, perché in questo momento potrebbe essere una svolta che contagia anche il resto d'Italia. Voi dovete immaginarvi come un virus buono. Se il 5 novembre darete un grande segnale, sarete in grado di contagiare il resto del paese, la speranza del resto del paese. Ho girato la Sicilia negli ultimi 3 mesi con Giancarlo per parlare a più siciliani possibile, perché il valore di una piazza come questa è la possibilità di dirvi quello che vogliamo fare senza utilizzare 10 secondi del TG. Hai 10 secondi, dimmi il programma della Sicilia, ma io non ho neanche il mio nome da dire in 10 secondi. Oppure in un talk show hai 20 minuti, 10 domande, 2 minuti a domanda, devi dare le risposte su problemi complessi come quelli che vi ha parlato Giancarlo. E allora alla fine che cosa produce la TV? Che sembriamo alla fine tutti quanti uguali, che ci diciamo tutti le stesse cose, che rispondiamo per slogan, e voi cominciate semplicemente ad allontanarvi da noi. Siamo l'ultima forza politica che è in grado di riempire le piazze come stiamo facendo a qualsiasi ora del giorno, e le dobbiamo utilizzare per parlare a più persone possibili. A più persone possibili, come stiamo facendo stasera. Ma io la vostra Sicilia l'ho vista girandola, e credo della Sicilia una cosa: che puoi passare una vita a viaggiare nel mondo e a vedere bellissimi posti nel mondo, ma poi giri la Sicilia e in una sola isola trovi tutti i bei posti che hai visto nel mondo. Questa è la Sicilia. Per quello che ho visto in questi mesi, mi manca ancora qualcosa. Però più la guardi, e la guardiamo dal finestrino dell'auto, spostandoci, e più ti chiedi, ma com'è possibile che questa terra nel 2015 abbia visto espatriare 97.000 siciliani, 11.000 all'estero e il resto nelle altre regioni d'Italia? Com'è possibile che sia la prima regione d'Italia per rischio povertà? 55% dei siciliani è a rischio povertà. Com'è possibile che sia l'ultima per raccolta differenziata? 12%. Com'è possibile che sia la prima regione italiana per spesa pubblica della pubblica amministrazione? Fatta 100, quella a livello nazionale vale 6 miliardi, voi da soli ne spendete 2 miliardi. È quello che vi diceva prima Giancarlo, spiegando e raccontando il fatto che si è creduto di creare posti di lavoro dando posti con lo Stato. Invece quei miliardi dovevano andare alle imprese per sviluppare l'economia e creare i posti di lavoro veri, non quelli che poi hanno cominciato a mettere in cassa integrazione perché chiudevano gli enti inutili e chiudevano le partecipate, e le famiglie si erano indebitate. C'era chi aveva fatto una famiglia dopo aver preso un posto in una partecipata della regione o in un ente regionale ed è stato mandato a casa, creando un meccanismo veramente perverso. Com'è possibile? E allora una risposta è sicuramente la classe politica, e per carità, siamo i primi ad averla vista negli occhi 5 anni nell'Assemblea regionale siciliana e in Parlamento, e sappiamo di cosa sono capaci. Però dobbiamo dirci pure che i nostri aguzzini politici li riconosciamo ormai da 20 anni, ma gli concediamo ancora la facoltà di entrare lì dentro votandoli, e adesso è arrivato il momento di dire basta. Io vi chiedo veramente di reagire il 5 novembre, perché guardate che non ho mai avuto niente dalla politica non è una scusa buona per non andare a votare. Dire che si è disoccupati non è una buona scusa per vendersi il voto. Avere il figlio senza lavoro non è una buona scusa per dire ai tuoi familiari votiamo l'onorevole che ce lo sistema. Perché l'unica cosa che produrremo è stare ancora peggio.
Ed è stato così, perché gli indici della vostra regione, come della mia, io sono un cittadino del sud, sono campano, ho gli stessi problemi nella mia regione, gli stessi problemi. Voi avete qualche problema in più sulle infrastrutture e sicuramente dei problemi in più sul lavoro. Ma perché il lavoro in questa regione non c'è? Per due semplici ragioni. Giancarlo vi ha spiegato come lo vogliamo creare, ma io ho visto negli occhi quelli che se lo sono rubato. Se lo sono rubato perché quando entravano i soldi delle vostre tasse nella regione siciliana, che è una regione che trattiene molte delle proprie tasse, poteva spendere quei soldi nei settori che creavano lavoro e invece li ha spesi nei settori che riguardavano la loro carriera politica e i loro privilegi. 17 milioni di euro vi costano i vitalizi. Siete la prima regione d'Italia per pensioni d'oro. 30.000 siciliani prendono la pensione d'oro. La prima. Ed è incredibile questo, perché avete lo statuto speciale. Una delle ragioni per cui veramente sto dando tutto me stesso in questa campagna insieme a Giancarlo è che voi avete una fortuna che io campano non ho, che è lo statuto speciale. Perché lo statuto speciale è uno strumento che, se utilizzato per voi e non contro di voi, vi permette di risolvere delle questioni a Palermo, non a Roma. Non dovete andare a chiedere niente a Roma. Se avete la possibilità di utilizzare quello statuto, bene. E bene significa che una legge regionale per i siciliani è una legge molto più efficace di una legge nazionale per i siciliani, perché la legge regionale per i siciliani arriva direttamente ai siciliani. La legge nazionale per i siciliani parte da Roma e si ferma allo stretto di Messina, perché tra enti, burocrazia e tutto, i soldi non ci arrivano mai qua. Voi avete questa fortuna, ma questa fortuna la dobbiamo utilizzare prima di tutto per spostare i soldi. Voi non ci dovete chiedere soltanto nuove leggi, quelle devono essere poche ma giuste, e questo argomento riguarda soprattutto le imprese. Gli imprenditori di questo paese stanno facendo delle cose incredibili con una zavorra che non ha nessun altro paese industrializzato. I numeri delle imprese italiane dicono che l'export sta aumentando, dicono che le loro produzioni e la loro produttività sta aumentando. Se ne vanta il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Presidente della Regione, quando invece quei signori sono coloro che hanno provocato i danni delle imprese. Queste imprese riescono a fare grandi cose a livello nazionale nonostante la politica, e invece ce le ritroviamo, le classi politiche, a dire grazie a noi gli imprenditori stanno andando bene. Ma che grazie a voi, che pagano il 70% di tasse e pagano 130 giorni, scontano all'anno per scrivere scartoffie burocratiche. Io ho parlato con diversi agricoltori in questi anni, ma i vostri pescatori, i vostri allevatori, i vostri imprenditori, i vostri commercianti, quelli che dovrebbero dare lavoro e non ci riescono, mi parlano tutti della stessa cosa. Gli agricoltori l'altro giorno mi dicevano: noi passiamo 130 giorni all'anno a scrivere certificati e 60 giorni all'anno ad esibirli per i controlli. Se ne vanno 170 giorni in cui 130 dobbiamo scrivere tutto quello che ci abbiamo in azienda, quello che produciamo, come lo produciamo, e poi altri 60 giorni vengono gli enti di controllo nella mia azienda a chiedermi tutte quelle certificazioni, ma non mi chiedono il contenuto, perché quello lo conoscono già, ho passato 130 giorni a trasmetterglielo. Mi chiedono se ce li ho, ma ce li hai anche tu? Allora, delle due l'una: o si scrivono i certificati o si fanno i controlli. Non si possono bloccare su 365 giorni le imprese 170 giorni a correre dietro ad uno Stato che tra informatizzazioni e sistema di controlli può conoscere qualunque cosa in qualsiasi momento, non ha bisogno che io scriva tutte queste certificazioni. Allora, dal governo nazionale, per aiutare le imprese siciliane, faremo una cosa senz'altro. Non è chiedere alle imprese quali leggi servano. Presenteremo alle imprese, dialogando con loro, l'elenco delle leggi inutili da abolire, dei certificati inutili da abolire, degli enti inutili da abolire che li tartassano di controlli. Noi dobbiamo cominciare a pensare che non si possa fare una legge per ogni questione di questo paese. Se io voglio aiutare le imprese, le devo lasciare in pace di fare business, ma soprattutto di assumere. E per assumere, molti vostri imprenditori mi parlano non dei loro colleghi canadesi o americani, mi parlano dei loro colleghi spagnoli e francesi. Anche i vostri pescatori hanno un limite di miglia nautiche per andare a pesca, poi ci sono per pescare, e ci sono i pescherecci spagnoli che possono andare più avanti. Stiamo nell'Unione Europea tutti e due. Se andate a parlare con le imprese italiane che hanno lavorato in Francia, vi dicono, io in Spagna, vi dicono:
Io per assumere un dipendente prima lo pagavo in Spagna 1300 euro e mi costava 300 euro. Quindi gli davo 1300 euro netti e mi costava a me imprenditore 300 euro. Qui ti costa più del netto che gli dai. Allora, il problema delle assunzioni, noi lo vogliamo risolvere cominciando ad abbassare il costo del lavoro, che non significa il costo del salario, in carico alle imprese quando assumono. Come si fa? Copiando un po'. Perché altri paesi, sia a livello europeo, sia a livello domestico dentro, hanno trovato le soluzioni. Allora la Spagna è un paese che è andato ai tavoli europei e ha detto: cari signori, io ho bisogno di investimenti, io devo avere la possibilità di sforare i vostri parametri e con quei parametri andare ad aiutare le assunzioni nelle imprese. Morale della favola, loro hanno sforato il 3%, hanno abbassato il costo del lavoro, le imprese hanno assunto. E così loro l'anno scorso hanno fatto più 3% di PIL, noi abbiamo fatto più 1% di PIL. A noi dicono: voi dovete stare nei parametri, il 3% non ve lo spiego neanche, insomma sono i soliti algoritmi dell'Unione Europea, ma voi dovete stare in quel parametro perché avete troppo debito pubblico. Ma da quando stiamo in quel parametro il debito pubblico segna sempre un nuovo record ogni settimana. Quelli invece sforano i parametri, fanno investimenti, fanno PIL, ripagano il debito e fanno altri investimenti. Questa cosa è una cosa di una banalità che tutti quanti conoscono. Io non ce l'ho con gli spagnoli che sono riusciti ad ottenere questi risultati, io ce l'ho con i nostri politici che non ci hanno mai difeso a quei tavoli, anzi hanno sempre abbassato la testa. E sull'agricoltura, sui trattati UE Marocco, UE Tunisia, CETA, TTIP, MES China, e sulla pesca con le quote tonno, le direttive sulle reti e sulla grandezza delle reti e i regolamenti che non permettono alle nostre imbarcazioni di fare niente più in mare. Però le nostre imbarcazioni poi devono vedere i pescherecci tunisini, libici, francesi e spagnoli che fanno quello che vogliono nelle nostre acque e pescano quello che vogliono. Questo è diventata l'Unione Europea. Se noi vogliamo cambiare questa cosa, noi un'idea ce l'abbiamo. Andare in Unione Europea come Stato e dire: gli italiani vi danno 20 miliardi di euro ogni anno per far funzionare tutta questa giostra. 20 miliardi gli date all'Unione Europea ogni anno. Ve ne rientrano 12 di fondi europei di dubbia destinazione, perché sappiamo come vanno i fondi europei, ma noi siamo un contribuente netto dell'Unione Europea, perché ne diamo 20, ne rientrano 12. Le cose sono due: o cambiate i trattati che stanno ammazzando le imprese anche dal punto di vista del credito, o cambiate i trattati che stanno ammazzando gli agricoltori, pescatori e allevatori, oppure, cara Unione Europea, noi una piccola parte di quei 20 miliardi di euro, anche 5, ce la teniamo e la diamo alle imprese che sono in difficoltà. Io non ho altre alternative su questo. Dobbiamo cominciare a farci rispettare. Io prima sentivo, mentre Giancarlo parlava, le grida di questi bambini che stanno giocando. Speriamo di sentirle sempre, perché noi siamo l'ultimo paese in Europa per crescita demografica. Nel 2050 saremo il terzo paese più vecchio al mondo. E questo non è solo un problema dei giovani, delle giovani famiglie che non fanno figli, questo è un problema che riguarda le pensioni, la sanità, perché tutto aumenta nelle spese, perché il paese invecchia e giustamente dobbiamo pagare le pensioni, affrontare la spesa sanitaria degli anziani, ma non abbiamo i giovani che pagano i contributi, che pagano le tasse per finanziare quei servizi. E voi mi direte: vabbè, ma questo è un problema europeo. La Francia è il secondo paese in Europa per crescita demografica, si tiene in equilibrio. E non è che i francesi fanno più figli dei nostri, perché magari hanno... Noi siamo il primo paese in Europa per desiderio di fare figli, il primo. Però siamo l'ultimo per quelli che lo fanno. Quindi non è una questione di voglia, è una questione di possibilità. Io ho miei amici che sono andati in Francia, hanno fatto, per esempio un mio amico Giuseppe ha fatto una figlia in Francia con sua moglie, vivono lì, e lo Stato francese gli paga fino al terzo figlio babysitter, pannolini, una serie di assistenza, cioè è uno Stato che ti aiuta in un momento di amore in cui fai un figlio, ne fai due o ne fai tre. E questo riguarda tutto il resto, perché qui magari ci saranno dei pensionati, io la riforma Fornero la voglio abolire, e va benissimo, la dobbiamo abolire. Ma qui il tema non è solo la riforma Fornero, è tenere in equilibrio i fondi pensione. Per tenere in equilibrio i fondi pensione dobbiamo fare subito un piano per la famiglia e per i giovani che vogliono fare le famiglie, anche perché la riforma Fornero e la legge Fornero è un problema dei giovani, non degli anziani.
Perché è vero che c'è 1 milione di persone a cui è stato negato il diritto di andare in pensione, ma ci sono 1 milione di giovani che sono stati espulsi dal mondo del lavoro perché è stata negata la pensione a quel milione di persone. Quindi questa è una staffetta generazionale che ci coinvolge tutti quanti insieme. E la dobbiamo smettere di farci mettere gli uni contro gli altri, perché ogni volta che si fa una legge in questo paese ci dividono e ci mettono gli uni contro gli altri. E allora la legge Fornero è i giovani contro i meno giovani. E il Jobs Act è chi cerca un lavoro a tutti i costi contro quello che vuole il contratto a tempo indeterminato. Non è vero. Il Jobs Act sono 20 miliardi di euro dei vostri soldi che sono stati messi in una legge che ha reso ancora più precaria la vita dei giovani che cercavano lavoro e ha fatto sparire il contratto a tempo indeterminato, che era un sogno di una generazione a cui è stato tolto quel sogno. Gli è stato tolto al costo di 20 miliardi di euro che avete pagato tutti. E la scuola? La scuola, io non ho bisogno più di ministri che mi vengono a riformare la scuola. Io voglio 3 cose per mio figlio che va a scuola: che la scuola non cada sul tetto di mio figlio, sulla testa di mio figlio; 2, che la scuola, quando io mando mio figlio a scuola, non lo metta in una classe di 30-32. Tant'è vero che a un certo punto, preoccupati di tanto oblio mediatico, abbiamo invocato l'intervento dell'OSCE e abbiamo detto: guardate, mandateci gli osservatori internazionali alle elezioni, perché qui i media non ne parlano, i partiti tra di loro si guardano bene dal parlarne perché ce li hanno dentro, gli unici che ne parlano siamo noi e ci attaccano tutti. Venite a controllare il regolare svolgimento delle elezioni, perché abbiamo qualche preoccupazione, diciamo, potrebbe succedere qualcosa in queste elezioni. E infatti io e Giancarlo mercoledì mattina andremo ad incontrare il direttore generale dell'OSCE per chiedergli di far intervenire osservatori internazionali durante le elezioni regionali. A voi sembra un'esagerazione, ma hanno monitorato le elezioni tedesche, le elezioni italiane del 2006, hanno monitorato altre elezioni e devono farlo, perché qui il problema non è solo l'astensione ma il voto di scambio. E quello è il problema grande che noi conosciamo. Allora, abbiamo 14-15 giorni. In questi 14-15 giorni noi vi chiediamo un favore, non il voto, ma di andare a parlare con quelli che non votano e dirgli: al di là di chi vuoi votare, vai a votare, perché stai decidendo a chi mettere in mano lo statuto speciale regionale, che è lo statuto che, messo nelle mani sbagliate, finirà per continuare a far crollare a picco questa regione. Se vogliono votare gli altri, gli dite: guarda, votare gli altri è semplice. E tra l'altro ti toglie anche il pensiero di immaginare la regione siciliana nei prossimi anni, perché quella è come l'avete conosciuta, così resta. Poi non resta mai così, peggiora sempre. Oppure gli potete dire: hai un'altra occasione, un movimento che questa regione non l'ha mai governata e ha dimostrato coerenza. Perché noi veniamo in questa piazza a dirvi: vogliamo tagliare i vitalizi, dimezzare gli stipendi ai deputati regionali, eliminare i privilegi. Ma per venire a dire questo devi avere credibilità. E noi siamo gli unici che hanno rinunciato ai vitalizi, io a quello nazionale, Giancarlo a quello regionale. Io e Giancarlo ci siamo tagliati tutti e due lo stipendio in questi anni, abbiamo messo da parte 25 milioni di euro di stipendi tagliati, con cui abbiamo fatto nascere imprese che hanno dato lavoro a siciliani e al resto degli italiani. E noi non abbiamo mai utilizzato le nostre auto blu, io non ho mai utilizzato il volo di Stato neanche per le missioni internazionali, che potevo utilizzare da vicepresidente della Camera quando ero in viaggio ufficiale. E per sopravvivere a queste elezioni, perché bisogna anche sopravvivere alle campagne elettorali come elettori, dobbiamo necessariamente farci 2 domande quando un politico viene qui a dirvi delle cose. La prima: se vi sta dicendo "voglio cambiare la regione", la domanda che ci dobbiamo fare è: ma se hai già governato, perché non l'hai cambiata negli ultimi 20 anni che stavi governando questa regione? E 2, tu vieni qui a dirmi che vuoi eliminare gli enti inutili, che vuoi rilanciare, che vuoi tagliare i vitalizi, ma negli ultimi 20 anni che stavi lì dentro, tu hai rinunciato ai tuoi privilegi o te li sei presi? Perché se te li sei presi, la tua promessa non vale nulla, nulla, davanti agli elettori. Questa si chiama coerenza e credibilità. Noi ne abbiamo un po', poi, guardate, io non vengo a dirvi che siamo perfetti. Tutti fanno i propri errori, tutti sbagliano, però io ho sempre perdonato le persone che sbagliano in buona fede. Il problema è chi diceva di aver sbagliato e invece aveva un piano diabolico ben preciso per come operava, e quelle sono le persone che dobbiamo cacciare dalla nostra regione. Io ci credo tanto,
credo tanto in quello che stiamo facendo, daremo tutti, tutto noi stessi per parlare a più siciliani possibili nei prossimi giorni, come stiamo facendo da 5 anni. E la notizia è che stiamo tenendo testa a delle ammucchiate di impresentabili che hanno svuotato le carceri per provare a battere Giancarlo Cancelleri, con Giancarlo Cancelleri e una lista di 62 candidati tutti incensurati. Questa è la notizia vera. E la notizia di questi giorni, al di là che si possa credere o meno ai sondaggi, è che 62 candidati incensurati, poco conosciuti, con Giancarlo Cancelleri candidato presidente, hanno superato le liste di impresentabili con a capo mostri sacri della politica. Non vuol dire che abbiamo vinto, non vuol dire che abbiamo già vinto. Per me il sondaggio sono le piazze, sono i mercati, è la strada quando incontri le persone. Per ora c'è una grandissima, un grande entusiasmo verso di noi. Ce la metteremo tutta, ce la possiamo fare, dateci una mano perché questo treno non passa più. Arrivederci. Grazie, grazie Luigi. Adesso vi presento alcuni dei candidati della nostra provincia, gli lascio la parola brevemente, si presentano loro. Salve ragazzi, siete bellissimi, visti da qui siete bellissimi, davvero. Ringrazio Luigi e Giancarlo per essere qui, volevo mostrargli necessariamente, lo dovevo fare, il vero volto di Priolo. Priolo non è solo il paese dell'impresentabile per eccellenza, questo è Priolo, paese di gente con la schiena dritta. Vi vedo un po' delusi, pensavate che io mi mettessi a parlare dell'impresentabile, non ne voglio parlare, basta più, non mi fate sprecare questi 30 secondi. Ragazzi, è giusto, vi dico soltanto e voglio parlare a voi che siete qui e che state cercando un lavoro, ma io permettetevi di parlare, ne scelgo uno, per esempio Gianni, un nostro amico, Gianni che è fuori per lavoro, per la schiena dritta, lui qui non trova lavoro, perché lui tiene la schiena dritta, lui è fuori, io sto parlando a lui, voglio parlare a lui, stai tranquillo che queste persone serie ti riportano a lavorare qui. Gianni, torna! Ragazzi, un solo invito, tutti quelli che sono indecisi, che non vogliono andare a votare, convinceteli, qui c'è una proposta seria, qui vi hanno detto come fare, come si fanno le cose. Ragazzi, andiamo tutti a votare, grazie! Allora, buonasera a tutti, io sono Stefano Zito, sono un veterano, assieme a Giancarlo abbiamo fatto ormai 5 anni di esperienza e volevo contraddire quello che hanno detto Giancarlo e Luigi, perché loro dicono che chi in Italia fa le liste di impresentabili lo fa per recuperare voti. Non è vero, chi fa le liste di impresentabili lo fa perché è un idealista, perché ha come esempio Nelson Mandela. Conoscete Nelson Mandela? Nelson Mandela diceva: nel mio paese prima si va in prigione e poi si diventa presidente del Sudafrica. Il problema è che forse in Italia qualcuno l'ha interpretato un pochettino male questo pensiero. Comunque, scherzi a parte, quello che vedo io oggi e quello che sento io oggi, penso che è quello che vedete voi e sentite voi. Cos'è che vedo? Giovani, finalmente c'è un gruppo politico che crede nei giovani, una generazione azzerata che finalmente si prende finalmente una rivincita. E cosa si sente invece? La paura, ma non la paura vostra di perdere un lavoro, la paura loro di perdere il loro potere che avevano per tutti questi anni. Ultima cosa e poi mi taccio, volevo ringraziare due persone, che sono proprio Giorgio ed è Teresa, e tutti gli attivisti di Priolo, perché hanno avuto il coraggio da 5 anni a questa parte di affrontare veramente solo contro tutti i problemi di questa terra. Credete in questi ragazzi, sono veramente ragazzi in gamba, grazie. Buonasera a tutti, sono emozionatissima, siete no belli, bellissimi di più. Mi chiamo Teresa Lauria e sono orgogliosamente candidata col Movimento 5 Stelle. Giancarlo, Luigi, vi racconto un piccolo aneddoto che mi è successo. Un mesetto fa ho avuto un confronto con alcuni militanti del PD di Forza Italia e mi hanno detto: ma voi cosa volete fare?
ma voi siete giustizialisti per conto vostro, voi dite così, ma poi ce la fate a fare quello che volete fare? Allora io gli ho raccontato come abbiamo fatto il nostro programma. Il nostro programma è democrazia, il nostro programma è stato fatto dai cittadini per i cittadini. La democrazia loro ce la stanno togliendo. Poi gli ho detto, ma guardate che noi abbiamo le mani libere, siamo incensurati, non siamo né indagati, perché nel Movimento 5 Stelle non va avanti la persona, nel Movimento 5 Stelle va avanti il progetto, va avanti l'idea, basta più con l'egoismo, i personalismi, non sono le persone, le idee, i progetti. E allora due giorni fa mi hanno ricontattata e mi hanno detto, ciao Teresa, come stai? Tutto a posto? Ho detto sì, sono un po' stressata, sto girando tutta la provincia. Niente, ti volevamo dire queste parole. Siccome le liste che ci troviamo fanno, scusate il francesismo, cagare e il programma fa schifo, noi voteremo per te e per il Movimento 5 Stelle. Se ce l'ho fatta io a convincere queste persone, ce la potete fare anche voi. Vi do questo compito, da oggi fino al 3 novembre, di convincere chi non vuole andare a votare. Perché è importante. Giancarlo vi ha detto, non vi chiedo il voto, io ve lo chiedo. Aiutateci, grazie. Grazie, grazie a tutti. Grazie, buona serata.